Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video con Vimi su Roblox. Quest'oggi siamo nella modalità Ball Sword, ovvero palla spada. Per spiegarlo in breve, prendete ping pong o tennis, però anziché la racchetta avete qualsiasi cosa. In questo caso io ho il chupa chups, un'arma, e prendete tipo, non so, palla avvelenata, ecco, guardate qua, dovete respingerla, se non la respingete morite. Tutto chiaro? Bene. Devo tenere d'occhio la palla. Se diventa rossa vuol dire che ti arriva addosso, ovviamente, se hai capito. Riesco a non stare troppo nelle vicinanze, è meglio. Come ho fatto? Non lo so come ho fatto, giuro, a volte ce la faccio per... Tenina d'occhio, tenina d'occhio. Se diventa rossa è pericolosa per me. E spesso e volentieri ci muoio. Anche se schiaccio. Arriva. Ecco. Ecco, schiacciato. Ecco. Mamma mia. Che battaglia. Sei pro! È morto. Ah! Ok. Sono sopravvissuta. Na na na. Cos'è? Il triangolo! Che è successo? Un albero blu! Un ninja! Aiuto! Che c'è? È il mio albero. Scusate. Ehi. Io l'ho schiacciata la F, vero? Per respingerla. Però non lo so. A volte io schiaccio il tasto e neanche... Cioè... È come se neanche lo leggesse. Alcuni ti si avvicinano apposta per farti... Lo scherzone, eh? Come? Come? Già che... è perso una. Tocca a me. Ok, ho spammato. Un albero. Bene, forse se mi ci impegno ce la faccio. Ma anche così ci muoio sempre male. Tra i primi. Che è successo? Mamma mia! Fino a preso il triangolo. Il triangolo, no! Non l'avevo considerato. Oh, arriva. Oh. Bene.
Devo stare lontano. Ci ho provato. Ci ho provato. Deserto. Oh, arriva già. Sto facendo un po' aggressiva, ma non sono capace. Sono incapace. Non l'avevo fatto poi prima. Vedete che c'è anche il tempo. Il tempo se quando ci si mettono praticamente appiccicati così. Io ci provo. Equipaggia. Dai, voglio provare la Q subito. Oh, oh, bella. Sono appena morta. Come ho fatto a morire? La torre è rimasta. La torre è rimasta per un po'. Va bene, almeno so che funziona. Però ci sono morta. Neanche il tempo di vedere quanto durava. Quanto tempo le mani? Ah, così. Ok. Ok, ora so quanto dura. Pochissimo. Ah! Che è successo? No, ho schiacciato la U, la Q anziché la F.
è giusto informare le persone che magari non vogliono essere filmate, cioè riprese in game. Devo salire anch'io. Arriva. Ecco. Adesso scendi, vedrai. Si deve ricaricare. Siamo in tre. Siamo in tre. Non sopravviverò. Riuscirò ad arrivare almeno seconda. Oh oh. Come ho fatto? Ho vinto con la colonna. Come l'ho respinta con la colonna? Che per una volta Roblox prende giusto il mio nome. Spesso e volentieri mi metteva gli asterischi come se fosse una brutta parola. Mette la censura anche quando sono parole completamente innocenti. La chat di Roblox. Con che sincronia l'abbiamo fatto. Complimenti. Abbiamo creato la torre in sincronia. Presta attenzione alla palla però, dimmi. Ok. Oh oh. Arriva. Là. Non è esattamente il verso che volevo fare, ma mi è venuto oppla. Arriva. E boom. Au. Che bello. Avete sentito benissimo la F schiacciata quasi compulsivamente.
Cosa è successo? Io l'ho schiacciata la F. Sapevate che sui cartelli si può fare la corsa del tapirulan? Ecco, ora lo sapete. Ora lo sapete. Anche qua! Ecco, mi scaldo le gambine per correre meglio. Cactus! Riesco a fare... Ah no. Ci speravo. Ecco. Bello così. Lui mi preoccupava. Ora non più. Tanto non lo evito mai. Anche andando super in alto. Ho trovato un ninja! Provo a sfruttare la colonna in qualche maniera. Ma come? Ma perché si è inceppata? Stavo andando benissimo. Provo ad andare un po' aggressiva adesso, Se ci riesco. Devo beccarla io, Sono forse che guida, che segue semplicemente il bersaglio. Ok. Devo schiacciarla prima che mi arrivi. So che tante volte, anche se faccio così, mi arriva comunque addosso. Ma dai! L'ho schiacciato! Come prima! Cosa è successo? Salto per aria. Anche non proprio veloce nella ricarica. Falla subito. No. Mm-hmm.
Bene, direi che per questo video su Roblox è tutto per oggi. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia e ringrazio tutti i player qui presenti che hanno partecipato al gioco. E lascio a voi la parola sotto nei commenti per farmi sapere cosa ne pensate. E non dimenticatevi di lasciare almeno un bel mi piace per farmi capire che l'esperienza vi sia piaciuta, di iscrivervi al canale e condividere con i vostri amici per aiutarmi a crescere. Ci vediamo alla prossima, sempre con Vimi! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao!